E buonasera ragazzi, ben ritrovati. Io sono SF Champion dei Marmalade Avengers e questa sera tocchiamo un tema che a me piace particolarmente, ovvero il buon MSX, ragazzi. Tanto un salutone a Paolo Ral, ciao carissimo, buonasera, benvenuto come sempre. E spero che questa serata ti possa piacere perché c'è tanta bella robetta, c'è roba selezionata, diciamo così, sia nel bene che nel male. Ciao Zato, ciao carissimo, buonasera anche te, grande. E niente, Ciao. ragazzuoli, ciao, ciao, ciao Alex, buonasera. E bella sorpresa, ma ci pensavo già da tempo, ci pensavo da tempo, ho solamente dovuto trovare il giorno giusto in cui si allineavano quei 12 pianeti uno dietro l'altro per riuscire a farcela, ma siamo qua. Quindi speriamo di fare qualcosa di carino. Sicuramente ci sarà roba interessante. Ci faremo qualche risata e valuteremo, secondo me, alcuni titoli anche poco conosciuti. MSX, ci faresti un Metal Gear 2 al volo? Guarda, stimo MSX1 e Metal Gear 2 non l'ho neanche preparato in realtà. Possiamo tenerlo buono magari per un'altra serata, magari dove porto l'MSX2, così facciamo il Metal Gear fatto bene. Ok, magari così vedo di studiarmelo anche un po' e andare un pelo avanti, non dico finirlo. Uè, ciao Manuel, ciao carissimo. Oh, vedo che c'è una bella balotta già stasera, mi fa piacere. Allora, vediamo intanto fra i titoli. Segna Metal Gear 2 Space Man. Allora, Space Manbow lo porterà sicuramente in una serata MSX dove sono con Xur, il buon Xur, che se non mi sbaglio, nella sua pagina YouTube dovrebbe aver fatto un video di un CC a Space Manbow, però non me lo ricordo con sicurezza, ma dovrebbe essere così. Comunque sì, basta prepararceli un attimo e portiamo, magari ecco, facciamo una serata dedicata a quei due titoli o poco più. E lui porta Space Manbow e io magari porto Metal Gear. Vediamo, vediamo, dai. Tanto è una scusa per fare un'altra serata MSX, così tranquillamente ci siamo, ragazzi. E cosa dicevo? Intanto io provo a caricarmi l'emulatore, perché così si fa sicuramente prima. E adesso fra i titoli che ho selezionato vediamo un po'. Adesso è normale che non vediate niente. Allora, con cosa possiamo partire, ragazzi? Con cosa possiamo partire? Dai, visto che c'è il buon Manuel, tiriamo già fuori una delle bombe di stasera. E vediamo se mi ricordo. Perfetto. Vediamo se così lo vedete. Un secondo che controllo se. Ok. Cioè, ok. No. Dovreste vedere quantomeno. Quantomeno l'emulatore, aspetta, ma se no c'ho l'altra videata. No, direi che da così non vedete una mazza. Allora proviamo così. Ehi, ciao Leo, ciao carissimo. Sì, ecco, così lo vedete. Bene. Bene, bene, bene. Allora, adesso tutti i giochini
che prendo sono su cassette spesso da edicola, quindi hanno i nomi tarocchi, però a me piace così a livello di ricordo, quindi ce lo facciamo andare bene. Infatti questo su cassetta si chiamava Pistoleri. Allora, vediamo un po'. Era così e così. Adesso vediamo se ci ho azzeccato. Sì. Devono usare le mani. Allora è un gioco da bambini. Sì, ci sta. E questo, ormai l'avete capito, è il buon Gunfight. L'ho uscito anche per Spectrum. Qua cosa dobbiamo fare? Aspetta, mo. Vabbè, non posso mettere. Cioè, non so qual è il tasto della pausa. Forse questo. Ecco. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi siamo uno sceriffo. E dobbiamo dare la caccia ai criminali che ci sono a sinistra. Vedete, lì c'è informazione su chi devo. Su chi devo trovare, quanto mi danno di taglia. E cosa succede? All'inizio mi ha fatto sparare a dei sacchi di denaro per vedere i soldi che ho io a inizio gioco, perché ogni volta che devo rifare i colpi della pistola ho un prezzo. Se prendo il cavallo per andare in giro lo devo pagare. Fine penso che sia se perdi la vita, probabilmente, che se ti ammazzano e rinasci ti tolgono anche 100 dollari. E il gioco è molto semplice in realtà, come dicevo, bisogna riuscire a trovare il criminale girando per questa città. E come possiamo fare? Intanto qualsiasi cosa nella città ci fa del male. E quindi sia i passanti che gli ostacoli naturali, come possono essere cactus e altre robe, se li tocchiamo ci ammazzano. In compenso, i passanti li possiamo uccidere, che non è un problema. E in mezzo alla gente ci sono degli omini che indicano col dito e in pratica ti danno un indizio di dove si trova in quel momento il bandito, quello che stai cercando. Una volta arrivato da lui, bisogna sparargli un colpo con la pistola e si andrà in una schermata stile sfida vecchio West, no? Quindi ci sarà il mirino come all'inizio e si farà chi spara per primo. Il problema è che a volte, l'avversario va da cioè nasce da tutta un'altra parte di dove è il tuo mirino e ti spara subito e a volte muore, però. Vabbè, diciamo che bisogna mettere in conto anche questo. Però il gioco in sé per sé è molto semplice, come dicevo. Adesso, vedete, io sto pigliando il cavallo, che tra le altre cose è bellissimo il fatto di poter. Cioè del cavallo così che sembra di quelli per i bimbi, praticamente. Ecco, col cavallo il vantaggio di poter stirare le persone senza morire. Una cosa simpatica. Adesso mi stanno indicando che il tizio è in basso e io adesso vado in basso a cercarlo. Ogni tot di tempo i prezzi per la ricarica dei colpi del cavallo eccetera cambiano. Quindi bisogna stare attenti a non sprecare troppe risorse perché potrebbe costarmi più del dovuto. Detto adesso tizio indica giù. Eccolo là. Vedete che si riconosce anche perché è molto differente dagli altri lo sprite. Adesso bisogna vedere.
come entrarci lì. Ma come ci sia? Il cavallo è un ciocobo, sì, praticamente. Potrebbero denunciare la Square per plagio. Cosa serve? Ad andare più veloce e a poter stirare la gente senza rischiare di morire. Che non è poco, in realtà. Perché tutti sti omini qua del piffero hanno direzioni random, ecco, e se t'ammazzano... Cioè, se ti tocca ti ammazzo, quindi... Il cavallo ti dà quella sicurezza in più. Ok, qua indicano ancora dritto, di là. Questa è una conversione diretta da Spectrum. Ok, l'MSX tendenzialmente avrebbe potuto anche fare di meglio. Però nulla toglie alla stupenda versione già che c'era per Spectrum. No, stavo guardando la chat, non ho visto. Grande Scarax, t'avevo ancora visto. Buonasera, ciao carissimo. Vabbè, diamo il cavallo, va. Bisogna anche stare attenti a non esaurire i soldi, perché poi non spari più, tendenzialmente. Volevo stirarlo questo qui. Poi chiuso. Posti dei dove si trovano i criminali, diciamo, sono sempre differenti, eh? Gioco partita per partita. Dice che è giù, andiamo giù. E poi tra l'altro loro si continuano a muovere, quindi col fatto che si muovono molto random. No, chiuso qua. Non dovrebbe essere troppo in là. Grand Fright. Sì, ciao, buonasera Zombie Pix. Proprio Grand Fright. Eccolo. Affanculo. Vai, altro duello.
No, bastardo. Per lo specchio, MSX. Questa sera, serata MSX, però come dice giustamente Edronic, c'era anche per Spectrum questo gioco. Questa è una conversione come di tanto in tanto succedeva. Ma sparato. L'ho giocato su Amstrad CPCA, che figata. Non la conosco la versione però, immagino che fosse simile a questa, però colorata. Allora, stiriamo un po' di lumini qua. Oh. Molto simili, i colori sono più vivi su Amstrad, eh sì. Beh, più colorato, meno colorato è un casino, ma meno colorato è davvero un casino. Vaffanculo. No, dai, mi faccio uccidere anche sta vita, poi la rifacciamo. Sì, esatto, va coltellato. Andiamo contro subito qualcuno e via. Ah sì, no, ma poi l'MSX, adesso io, visto che mi sono messo a fare anche vari dump per alcuni siti di giochi MSX, ho visto che caricava proprio un emulatore dello Spectrum, più che altro. E la prima cosa che fai in alcuni giochi è caricare un loader per leggere il linguaggio Spectrum, quindi né più né meno. Se andiamo a manetta. Ricordo che c'era un emulatore spesso, addirittura. Era figo in quel caso lì, perché c'erano spesso le cassette Spectrum C64 in edicola. Adesso qua mi sono schiantato apposta, perché se perdo due vite al primo stage non ha senso continuare oltre. Esatto, Dronic, bravo. Ma so che tu ben sai, quindi
Non c'era proprio margine di errore. Allora, il geppo mi indica giù. Lì. Questo mi indica giù ancora. Sia da ste parti. Eccolo qua. Ma è proprio scappato. No, ma è spettacolo, è spettacolo. Allora, dovrebbe essere abbastanza vicino. Che figura di merda. No. Figurati se me la faceva passare lì, Charles, eh? Che oggi non ho messo tantissimi titoli, quindi ci possiamo comunque soffermare un po' sui vari giochi. Ce li possiamo godere un po' di più, che secondo me non è neanche malvagio come cosa. Che avevo anche per minuto. Niente, mi faccio ammazzare anche sta vita e rifacciamo ancora. A parte quelli trash. Eh no, ma quelli trash, mamma mia ragazzi, ce n'è uno fra quelli trash. No, non c'è nessuno che mi ammazza. C'è uno fra quelli trash che doveva portare anche il buonago. Spara quei sotti, guardoni. Esatto. Che doveva portare anche il buon ago, perché gliel'avevo raccomandato. Ma visto che qua lui non si decide mai, allora ho preso l'onore e l'onere io di farlo conoscere al mondo. Ci restano due vite. Sento già l'hype. Esatto. Fai bene. Fai bene perché c'è del bel trash. Vabbè, però giro l'angolo, c'è il tipo. C'è del bel trashume. Ah, giù direttamente. Ci resta solo una vita. Esatto, queste ci stanno come vocalini. Sto gioco ci stanno tutti. Uè, ciao Alex, ciao carissimo, tutto a posto, buonasera. Stasera ci spariamo un po' di MSX. Ah, dai, mi stavo grattando, no. Va bene, faccio ammazzare ancora, rifacciamo fatto bene. Ah. Proprio anche Toki, no, non c'è per MSX. E se ci fosse stato, sarebbe stato comunque migliore di quello per Mega Drive. Te lo assicuro.
Comunque il mulatto mi sembra un po' più veloce, o sbaglio? No, forse è la versione MSX che è un po' più veloce. Perché adesso l'emulazione è al 100% in questo caso. È un emulatore dove puoi aumentare la velocità, ma l'ho messo proprio pari pari con l'MSX. Comunque ve l'avevo promesso che portavo Gunfight, eh. Vedete che quando posso le mantengo. Qua era chiuso, sbaglio. Eh sì. Astaggi, fa un giro di merda. Sempre chiuso. Palle. Anche qua. Ah, capito io che è giù. Non mi ci fai andare giù. Facciamo il giro. Proviamo a fare economia e a non prendere il cavallo goloso. Da queste parti. Minchia, per fortuna che non c'è il tempo, però. Eccolo. Vai, però. Dopo un quarto d'ora. Posizione illegale, sì, ma adesso mi Porca faccio di quella colpire. puttana. Bravo, bravo. Faccio ammazzare di nuovo, guarda. Sì, davvero, è una posizione che non te la saresti mai aspettata, zio Bon. Questi guardoni. Ci sta. Ci sta e come. Giù. Andiamo.
Sarei curioso di vedere una mappa di sto villaggio da qualche parte. Vedere quanto l'hanno fatto bastardo. Non trovo neanche nessuno che mi indica niente, io giro. Sì, è vero, la grandezza della città è più che discreta, infatti è anche simpatico per il fatto che non sai mai dove aspettartelo il tizio. Può essere davvero dovunque. Eccolo! Oh! No! Wow. Mamma mia! Bastardo, vediamo se riusciamo a saccagnarlo. Questo qua. Che mi indica un attimo. Eccolo qua. Hai provato. Poi il fatto che a volte ci sono delle aree grandi ti mettono un po' d'ansia perché c'è troppo spazio e ti si potrebbe arrivare da dovunque. Più o meno dovrebbe essere. Qui. Secondo me è in queste stanze qua. No. Dai, è sotto. Guarda se viaggia un po' qui, basta. Ciao Lucius, buonasera a te. Stasera si gioca serio, sì. Se abbiamo tanta ciccia al fuoco, eh. Questo è il primo gioco ancora. Ma non c'è niente. Oh.
Un open world remake di The Red Dead. Sì, ci sta, ma sai che vista in questa visuale ci potrebbe effettivamente stare. Eccolo. Vieni qua, bastardo. Dai, dai, che mi ha corso di là, bastardo. Sei già qui? No, oh, mi si è tolto. Dai, dai, mi si è tolta la schermata, vaffanculo. Che sfiga. Ti ha abbassato i reg, sì, anche. Dai, lo faccio ancora. Volevo cambiare gioco, ma io poi. Che figura di Ma che merda. figura di merda, mica è stata colpa mia, scusa. Il gioco è stato stronzo, scusa. Però adesso pensandoci, come prossimo gioco abbiamo visto un capolavoro, sarebbe da mettere qualche tresciume dopo. Però per goderselo appieno il tresciume bisogna che secondo me mettiamo un altro bel titolo prima. Così vi fate un po' la bocca e dite, ah però bei giochi che c'ha l'MSX, poi tra. Vi arriva nel capocollo il giocaccio. Vabbè, niente. Proprio bastardo. Quando loro prendono e si nascondono negli angoli è finita, perché poi ti sparano subito in faccia. Proprio infami. Sarebbe bello questo gioco con la possibilità di fare duelli con la light gun. Questo sarebbe una gran figata. Una riedizione identica, identica, però mi permetti di utilizzare la light gun nei duelli così, stile gun show del NES. Cosa ne pensereste? Secondo me sarebbe una bella figata. Basterebbe anche solo quello per me a svecchiarlo di 20 anni sto gioco, perché comunque è ancora godibilissimo. Semplice, immediato, bastardo. Però sono di quei giochi bastardi che ti tengono lì. Perché comunque è una sfida che. Sì, è stronzo, ma non di quelle impossibili. Sai che con un po' di fortuna ce la potresti fare. E questo ti fa incazzare ancora di più quando perdi. Ciao Ash, buonasera a te, carissimo. Bentornato.
qualcuno che mi indica la via. Dico tanto, eh. Qua tutto chiuso. Dai, fatti vedere, c'hai paura, eh? Stadio. Giù. Giù, qua è chiuso. Vieni qua. Va bene, dai. Ah no, sono ancora in vita, allora proviamo a cercarlo. Non vedo nessuno. In là. Bene, già abbiamo sbagliato direzione. Qui è chiuso. In giù e in là, vuol dire che non è troppo distante. Ormai stiamo sprecando un mare di soldi per sto qui. Dov'è? In giù. Potrebbe essere anche qua. Dentro le case. Eccoti qua. Niente. Sono più forti loro. Succederanno nel tirare il mouse? Penso di no, perché loro ti ammazzano a te, se no. Comunque, questo è il primo gioco. Allora, rimetto un attimo così per lasciarvi nella sorpresa di che cosa carico dopo. Allora, andiamo un po'. No, dai, allora, adesso ne facciamo un altro bello. Bello, praticamente non conosciuto in realtà.
Questo è davvero poco conosciuto, ma è molto molto bello. Sulla falsariga di coso. Aspetta, ho sbagliato qua. È sulla falsariga di Nightmare. Beh. Ah, ok, devo fare così. Sulla falsariga di Nightmare. Questo è il titolo tarocco da edicola e il titolo giusto sarebbe una roba in giapponese, comunque della Casio. Ed è uno shooter davvero, davvero bello fatto bene. E anche molto bastardo. La cosa particolare, che lo differenzia molto da Nightmare, è che qui lo scrolling lo fai correre tu. Non è lo scrolling obbligato. Grazie Zato, grazie mille per il beat, gentilissimo, come sempre. Poi ci sono vari bonus e molti non so come fanno. Però possono prendere tranquillamente che poi mi devono dire i tizi che mettono i nomi dei piccoli giochi dov'è che hanno trovato ispirazione per chiamarlo Samurai. Nel titolo giapponese originale si chiama tipo Viaggio nell'Ado. Ah, bassa l'audio. Diciamo che mi faccio ammazzare, allora lo rifacciamo. Meglio così. Ditemi se l'audio adesso va bene. No, dopo forte, ancora. Se posso farlo da qua o se no aspetta. Proviamo ad andare direttamente da qui. Ok, ditemi se così va meglio. Adesso non so più com'è. Ditemi se così va meglio. Beh, adesso morto. Ancora un pelo? Adesso dovremmo esserci. Mi hanno suonato disturbo la quiete pubblica. Ok. Vabbè, ma digli che stai guardando una live dei Mamma Mia Avengers. Ti perdonano e ti chiedono anche scusa. Soprattutto se è una live MSN.
Questo l'avevi mai giocato, Scarax? Tu che sei comunque come me stato un utente MSX. Allora, nel gioco, come dicevo, sei tu a decidere lo scrolling, quindi in alcune situazioni un po' bastarde si può aspettare ad andare avanti per giostrarsi un po' la cosa, ma hanno messo il discorso dell'aria e quindi se tu perdi troppo tempo poi rischi di schiattare perché ti manca l'aria. Quindi non puoi stare troppo tempo a cazzeggiare. Ecco, quell'omino lì, oltre che a toglierti tutti i nemici dallo schermo, ti dà anche il potenziamento. Ti fa andare un po' più veloce, ti fa fare un po' più di male. Ma diciamo che non fa schifo. Pieno zeppo di bonus nascosti sto gioco, eh. Pieno. Sparo doppio già, più onesto. Il boss qua è bastardissimo, tra l'altro, spara come uno stronzo, eh? Quindi speriamo bene. Ah beh, dai, col laser l'ho massacrato. Esatto, Lucius, ricorda molto Nightmare. Ciao Belgiuzzo, buonasera! Ciao grandissimo, è tutto MSX la serata. Tutto MSX. E quello originale è un titolo completamente in giappo e che ricorda tipo Viaggio all'inferno, una cosa del genere, Viaggio nell'Ade. E che il giappo da quel lato lì non si fanno troppi problemi. Potenziamento.
il doppio laser inizia a diventare onesto, eh. Inizia a diventare abbastanza OP col doppio laser. Ah, basta, il doppio laser è il massimo. Okay. Others of Darkness. Ah, ecco. Posto. Comunque bellissimo questo qua, io l'avevo già adocchiato appunto su cassetta da edicola della MSX con questo nome, cioè Samurai. E mi ispirava tantissimo, ma all'epoca non mi c'ero mai sbattuto più di tanto. Però merita davvero tanto come gioco, ragazzi. Cioè, ma adesso io sono Gundam in confronto a loro, guarda qua. Cosa mi facciano fare tutti sti cuori, sinceramente, però male non mi faranno. Questo gioco è un solo tasto, mi sembra di sì, che con il secondo tasto non mi fa niente, ma che c'è il potenziamento. Stamattina, così per cambiare un attimo il discorso, mi sono messo su Netflix e non sapendo cosa guardare mi sono riguardato tre quarti di Johnny Stecchino, ma è sempre un capolavoro, c'è niente da fare. Madonna, questi come l'ammazzo, cioè, ma è il pezzo di quando si mette a muovere la mano col dottor Randazzo, no, che lo controlla. Mi fa sempre spanzare. Poi quando sta per andare via, che fa? Ah, sta andando via, ma le posso fare qualcosa? Non so, vuole uno zabaglione. Ti giuro, mi fa troppo spanzare quel film. Alla fine è uno shoot 'em up, se non altro molto simile. Aspetta che mi sono perso un po' di cose. Comunque si vede che è ispiratissimo a Nightmare, e che poi sarà il titolo di gioco inglese, magari è un gioco giapponese. E cosa è un gioco solo tasto, sì. Non esiste molta roba, la zona deve riuscire a fare tutto il resto. Alla fine ho scelto una sonata molto simile. Super Nasco Never Drive sarebbe tanta roba. Io ho il coso, quello che all'epoca era una figata,
per la wild card, super wild card. Dai, dobbiamo farlo. Questo qui sarebbe la rage stile... stile... coso... stile... Nightmare. Dove se vai addosso agli omini... non... cioè sei tu che li ammazzi, loro... non ti possono uccidere... del corpo a corpo. Questo giallo non ne ho idea. Ipotizzo... che se il rosso ti permette di andare corpo a corpo, il giallo possa permetterti di assorbire gli spari finché ce l'hai, ma non l'ho mai testato sinceramente. Qua dovrò già avere doppio potenziamento. Facciamo uccidere e rifacciamo. Bravo Leo, sì, una bella alternativa a Nightmare, ma anche abbastanza bastardo, eh. Che se hai visto il boss con i due dragoni è bello tosto da buttare giù. Poi che il primo boss è bastardo anche lui in realtà. Se non ci arrivi già col laser è abbastanza stronzo da buttare giù.
che arriviamo di nuovo al bosco di il laser, lo dovremmo massacrare. Vai. E ciao al boss. Doppio laser da una mano, vedo che i pinguini, vabbè. Qua è bastardo perché dovete sparare in mezzo finché non esce la testa e poi dopo fiondarvici contro senza prendere in faccia gli spari delle sfinghe. Roba che se non lo sai sono ghezzi. Che io all'inizio stavo a sparare le sfinghe pensando che prima o poi morissero. Invece puoi starci anche 20 ore che non succede niente. La cosa anche discretamente onesta del gioco è che quando muori non è che inizi da capo con i potenziamenti, ma ti fa calare solo di un rango. Cosa onesta in realtà. Ti permette di... ti permette comunque di giocartela. Poi, subito il potenziamento. E lo metto bene. Va bene, dai. Comunque, se vi è piaciuto, mi fa piacere perché è un gran gioco che non conoscono in molti. Tanto vi leggo, eh.
Allora, la musica mi sta ipnotizzando. Tutti e due veneti, sì, è vero. Le Scarx. Sì, mi ha fatto pensare a Desert Falcon per Atari, ma do. E ciao Polimar, buonasera. Mi è piaciuto. Bene, mi fa piacere, bel giusto. E ora conosco un'altra chicca, eh sì. Oh, ciao Diz, ti sei perso un... Guarda, visto che sei appena arrivato, ci faccio un'altra partita. Dai. Faccio vedere sto shooterino a scorrimento dell'MSX, che è tanta roba. Potresti... Ti potresti cimentare, guarda, secondo me. Che ne vale la pena, molto figo. Anche perché... E dopo avervi fatto vedere due giochi belli, dopo si passa al primo gioco trashone del che ho selezionato per l'MSI. Quindi è meglio che vi facciate un po' gli occhi. Ah, tra l'altro poi mi sono provato la collection degli Aleste per la PS4, ma è stupenda. Cioè, sono bellissimi tutti da giocare praticamente. Mi sono divertito un casino l'altro giorno. Poi magari una di queste volte lo porto anche in live. Primo stage, mai abbiamo visto che con laser si fa. Ah, ok, l'avevi già visto, vabbè, dai. Abbiamo fatto una partita in più. Tanto la notte è ancora abbastanza lunga e di giochi ancora ce n'abbiamo da vedere. Chissà se Xur
lo prendesse in simpatia sto gioco, magari da provare a giocarselo. Sarebbe bello vedere lui giocare a questo titolo. Questo Stacy da un vaffanculo. Da un miliardo di bonus. Perché mi ha fatto tornare indietro di 2? Un po' come gli pareva, adesso mi ha fatto andare direttamente all'ultimo potenziamento quando mi aveva fatto calare di nuovo alla cattiva. Ciao Stenzi DNA, buonasera! Eh sì, bravo! Gran giocone tra l'altro. Dato lì nel corno, come dicevo, vediamo di far scorrere via il prima possibile. Dai, dal potenziamento. La cosa verde se ne sta lì. Finché ci ha pulito lo schermo, il coso. Questi mi preannuncio nel boss imminente. Proviamo a concentrarci su di uno, vediamo. Ok, sto cazzo se viaggiano. Però sì, l'unica è concentrarsi subito su un boss, evitare i colpi e poi sparare all'altro. La fia. Ciao Joman, buonasera. Allora, torniamo qua. E adesso
come promesso, passiamo al trescione. Allora, ragazzi, io vi voglio bene. Sapete che vi voglio così bene. Aria, forza e cuore, cosa serve? Allora, forza e cuore, non ne idea. L'aria è praticamente, se la esaurisci, muori. Anche se non ti colpiscono. Quindi bisogna stare attenti e trottare abbastanza durante il livello. Diciamo che non ti puoi fermare in qualche posto per tanto tempo perché per fare punti o fare altro, perché sennò schiatti in automatico. E dov'era? Ah, questo, mamma mia, ragazzi. Dicevo, io vi voglio bene. Ho giocato anche a Toki per Mega Drive per voi. Però, ragazzi, a volte il mio affetto viene messo molto alla prova con certi giochi. Ve lo posso assicurare. Questo è uno di quelli che mette davvero alla prova il mio affetto verso di voi. Oh, c'è Ago! Non ho ancora visto. Dov'è? Va bene, andiamo avanti comunque. Carichiamo il gioco. Alcuni di voi lo conoscono perché è così trash che comunque ha fatto notizia, si è fatto conoscere in giro. Andiamo. Adesso devo concentrarmi un attimo. Allora, questo era la versione MSX di Ghost and Goblin. Diciamo che ci credeva molto, diciamo così. Oh, ciao Ago, ciao carissimo. Sono qua in situazione di imparare robe sulla console, un computer che non ho avuto. Ma è tanta roba l'MSX, sempre detto. E sono anche per lavoro rispetto a quello che giocavo io, penso mo. Allora, adesso, appena io premo, inizia il gioco, c'è una citazione. Io voglio leggere una sfilza di nomi di quel gioco, ovviamente, perché non potete non conoscerlo. Vediamo se cogliete la citazione, eh? Il protagonista sembra un cavernicolo ingobbito. Ciao Sploff 1. Te la fai una partita Wonder Boy Monsterland? E stasera no, perché facciamo serata MSX. Una delle prossime, perché no? C'è Ago in chat, che anche lui fa le live in questo canale, che è bravissimo, lo finisce anche, quindi vedrai che sicuramente in futuro la tua richiesta verrà soddisfatta, più che volentieri. E ma spara dalla testa, ma se ne occhi lasse. Lo so, è uno schifo continuo sto gioco. Ma ci sai giocare? Io, allora, anni e anni fa ci sapevo giocare, adesso non sarei più buono, sinceramente. Adesso non sarei davvero più buono. Perché bisogna sapere tutti i segreti, tutte le robe. E io, sinceramente, non me le ricordo più. Io lo finisco con la partita. Beh, dai. Tanta roba, sempre onesto finirlo con una partita. E perché vuoi far brutta figura l'MSX? Perché c'è di peggio. Questo dei due trash che ho preparato è il più bello. Ok? Occhio. Comunque, allora, vi ripeto, c'è una citazione a un altro gioco, oltre a Ghost and Goblin, che è palese, che copia da Ghost and... cioè copia, tenta di copiare da Ghost and Goblin. C'è una citazione ad un altro gioco. Voglio vedere in chat che scrivete che gioco è, perché lo conoscete tutti. Allora, G-
Grazie per il follow. Ah, adesso lo diciamo subito. A J1ita, grazie mille, benvenuto e buonasera. Allora, pronti? Vai. Ah, devo giocare con i tasti, tra l'altro. Occio e anche oreccio. La pigliando. Bravo Paolo Raven. Bravo. Oh, vuol morire qualcosa. E qua c'è una tipa nuda che ci insegue per ucciderci. Oh, se proprio dobbiamo schiattare, potrebbe essere neanche una brutta idea. Mi è uscito lo sfogo sulla te. Vabbè. Rifacciamo. L'audio l'hanno fatto sbattendo delle pentole. Quando potrebbe fare una partita Wonder Boy? Guarda, è in chat. Taggalo magari, è Ago, Agozilla. E magari ti dice che la prossima volta ci gioca, chissà. Oh, menzione d'onore comunque al Red Armer, che non è fatto neanche malissimo. Fra tutto quello che c'è di brutto in sto gioco, lui non è nemmeno malvagio come spy. È bello grande, dettagliato. C'è di peggio. Quella frutta lì, vaffanculo, non la prendo perché è un salto di merda e il 90% delle volte non atterra sulla piattaforma e rischio di schiattare gratis, perché se cadi giù ovviamente muori in automatico. Guardate quale agilità. Poi cioè, può essere bastardo un gioco che ti obbliga a farti la strada all'indietro dopo. Ecco, sei arrivato con tutta l'energia, bastato uno schema fatto male. Se la scheda, io lo rifaccio, perché voglio farvi vedere anche il pezzo sotto. Madonna quanto toglie. Ah, oh. Vabbè. Ci sono anche qui due giri, no?
Però ah, è così brutto sto gioco che quando me lo sono visto un po' su YouTube, no? Per vedere se c'era anche una possibilità di portarlo un CC e cose così. Quando batti l'ultimo boss, automaticamente muori. Non c'è un finale, cioè tu batti il boss e lui esplode e ti fa così tanto danno che t'ammazza. In automatico. Ah, basta. Guarda che cazzo. Togliela. Oh, basta. Vaffanculo. Qui lo scopo del gioco è morire. Nì, nel senso, allora ci potrebbe essere un significato molto più profondo in realtà nel gioco, nel senso che tu ammazzi l'ultimo, lui muore e non so, magari eravate legati a doppio filo, no? Tipo non so, una maledizione, qualcosa. Tu che sei l'unico che può distruggerlo, però facendolo perdi la vita anche te. Cose così. Oppure è solamente un gioco di me. Cioè, ci sono tante chiavi di lettura, eh. Vaffanculo, guarda te. Il gioco è bello da morire, anche. Assolutamente. Sono anche collezionario? Sì, abbastanza, dai. Di roba ce n'è, sì. Però dai, non puoi sempre essere così stronzo. Oh, vaffanculo. Tipo, oddio, riviste o alcuni Game Power, alcuni Console Mania. E quali tengo particolarmente. Che ormai li considero libri di storia dell'epoca. Però un po' adesso guarda. Cioè, se scazzi a pigliare il rospo ti massacra. I morti salgono su con l'ascensore. Questo lo devo recuperare di là, Madonna. L'ho visto in giro la cassetta, eh. Però non ho il coraggio, ragazzi. Tra l'altro, questo lo giocai per la prima volta all'epoca proprio e me lo copiò un mio amico su cassetta dicendo: "Oh Nicola, ho Ghost and Goblin per MSX, lo vuoi?" Io: "Certo, perché no?" Allora mi fa la copia sulla fiducia, eh. Sulla fiducia e io me lo porto a casa. Lo carico il pomeriggio. Lo carico il pomeriggio e vedo sta porcata indegna. E anche lì ho quasi pianto. Ho detto: "No, non è possibile." Ci ho fatto boh, tipo 3 partite. Poi non ho più avuto il coraggio di metterlo su.
più vecchie tipo già sì, ho anche qualche K per dire, però sto rospo mi ha rospato i cosiddetti e... Comunque ho così poche... Vabbè, guarda, ci ammazziamo buttandoci giù da lì. Meno moriamo con un po' di... con un po' di energia. Zappe prima di K. Mi dispiace. Io quelli ho. Scusa. Giochi, ecco, giochi qualcosina in più ce l'ho, nel senso, conta che la mia collezione in questo momento fra tutto, fra roba dall'MSX in su praticamente, sono più di 3000 titoli e lì è misto di tutto. Quindi varia roba, Mega Drive, Super NES, Neo Geo e ancora. Diciamo che chi ci segue ormai sa un po' come sono messo a collezione. Faremo stavolta, direi di no secondo me, guarda te, vabbè, ultima. Nick, mi fai un favore, togli sta roba. Ma io l'avevo detto, vi faccio vedere la roba bella, vi fate un po' gli occhi, sentite il gusto del bel gioco e poi pozzacchete. Vabbè, Ago, ma non ti può giustificare sempre così. L'MSX ha bei giochi. Poi c'è il legno, è ovvio. Però questo è... fa parte della conoscenza della macchina. Non puoi vedere solo la bella roba. Poi lo sapete, cioè, chi ci segue lo sa. Spesso non metto roba Konami per MSX apposta. Perché è un po' come vincere facile. Ok, sappiamo che la roba Konami su MSX... 90% sono capolavori. Allora facile così. Giochiamo a quelli tutta la vita e via. E invece io vi faccio vedere anche altre cose. E avete un pacchetto di conoscenza completo così. Poi magari stavate bene anche senza, Però, dai. Siete più saggi, a fine serata siete più saggi. Oh, andrà giù. Poi se non fosse un gioco fatto, guarda te, quanta energia. Se non fosse un gioco fatto così male, l'animazione del personaggio per essere su MSX non è malvagia. Cioè, però, ragazzi, cioè, vabbè, basta. Si chiama Demonia, non devo dimenticarlo. È tranquillo, te lo sognerai stanotte in qualche incubo. Va bene.
Domanda, Blag, Pineapple o Mr. C? Beh, a me piace molto Mr. C, sinceramente. Era uno dei giochi papabili per stasera, proprio alla fine ho scelto altro. Però era uno dei papabili. A me piace molto. Ciao Sploff, buonanotte a te, alla prossima. Vediamo intanto un po' la chat. Il legno è parte della storia dei videogiochi. Bravo Manuel. Un pacchetto di conoscenze più completo. Nostro capolavoro andava assolutamente conosciuto. Allora, comunque c'è da dire che l'ingresso del castello c'è il divieto di accesso. Sì, effettivamente è vero. Non avevo mai giocato. Ora che l'ho visto provvederò a cancellarlo dalla libreria del Resic. Bravo. Ora ci vorrebbe un bel Aleste 2. Buonanotte, purtroppo nella mia esperienza della 6 piena di trash, ecco perché quel computer mi è entrato nel cuore. No, ma c'è bella roba davvero, Ash. Adesso io sto facendo una cosa un po' tutto tondo, ma c'è bella roba. Anche i giorni brutti della vita hanno portato beneficio. Infine Dexter, tanta roba. Non l'ho preparato stasera, ma quello è uno di quei giochi che ho nel cuore. Guarda, l'ho preso anche originale, c'ho la cartuccia per MSX. Troppo bello, troppo troppo bello. Allora, abbiamo visto un po' di caccona. Adesso ci rifacciamo su con qualcosina. Questo è un gioco che Scarax sicuramente conosce. E ci mettiamo a caricarlo. Sempre Casio, Stasera c'è molta roba in realtà della Casio, che è un'altra casa che su MSX ha fatto robe molto interessanti. Bravo Paolo, esatto. Dexter l'avevo giocato la prima volta che avevo portato robe MSX e lo si vede anche nella sigla iniziale, perché ho mantenuto una clipettina di Dexter, proprio perché è un gioco che adoro. Questo si chiama Micio Micio, ovviamente versione edicola. Ti ricordi The Mask? Sì. Gioco dei Mask, mamma mia. Mi è piaciuto un casino, assolutamente. Ha fatto giochi a caso, sì. Allora, dai, giocare. Questo è il clone di Super Mario Bros. Per MSX. Molto più semplice, ovviamente. Cioè, molto più semplice, è bastardo come non mai. Però il gioco è più semplificato rispetto a Super Mario Bros. Allora, qua abbiamo due tipi di sparo. Questo, che è diciamo il sacchetto con dei semi, cosa vogliamo, cioè come vogliamo distinguerla quest'anno. Comunque, questo che ammazza i nemici bianchi, come il topino e i vermicelli che sono qua. Il topino tra l'altro fastidiosissimo perché salta. È vero che se sei il gatto grande il topo lo puoi mangiare, quello me l'ho scordato. Mentre l'altra arma è la fionda. La fionda ammazza i nemici gialli. Vabbè, ascolta, sai cosa facciamo? Facciamo senza la fionda. Foglio colorato di rosso e bianco ci danneggia. Ma
Sì, anche è vero, c'è Super Boy. Ciao Arcade Game, buonasera. È vero, c'è Super Boy anche per MSX come clone. Questo però secondo me è più valido. Molto carino sto gioco. Ha tantissimi schemi, tanto che all'epoca non sono neanche mai riuscito a finirlo e ci giocavo un bel po', eh. Il primo stage. Bravo, con Nico non dai Boken. Sì, proprio lui. Che abbiamo adesso, ma dovevamo prendere la fionda. Questo gira bene su PS5, probabile. Proprio di sopra prendo anche volentieri. Ah no, lo posso uccidere, posto. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio. Allora, ciaone, all'uccellone. Ciao Alessia Cade, buonasera e ben arrivato. Che le monete segrete. Super gatto lì è un casino, eh? Così.
grande. No, non mi ha preso il salto. Allora, ditemi voi ragazzi se dopo questo volete già il secondo trescione o se ne facciamo un altro carino e poi il trescione lo teniamo per dopo. Io sarei quasi per tenerlo dopo il titolo, dopo questo. Ma a questo punto, se posso scegliere, la fionda la lascio di dov'è. Questa è più utile. Ecco. No! Un altro bello ci sta prima del trescione, sono d'accordo Manu, sono d'accordo. Anche perché deve essere tipo quel fulmine a ciel sereno, no? È stato che parte a quattro zampe, vero? Si polleggia. E questo cosa ricorderà mai? Beh, tra l'altro è fatto identico. No, 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 ma questo è carino. Io mi ci sono divertito come un matto da ragazzino con questo, mica. Mi sono divertito tantissimo io da ragazzino con questo. Va, passiamo a qualcos'altro. Allora. Questo l'abbiamo visto, quest'altro l'abbiamo visto. Passiamo a questo, dai. Questo è molto misconosciuto. Mi piaceva all'epoca. Mi piaceva all'epoca, ma necessitava di un secondo tasto. Io all'inizio non lo sapevo e l'avevo abbandonato un po'. Poi prendendo lo stick col secondo tasto ho detto "Bah, diamoci un occhio" e non è male. Non è male, non è male. Adesso anche questo ha il titolo tarocco da ridicola. In questo caso Deep World, non mi ricordo come si intitola il gioco originale. Comunque uno shooter visto dall'alto. Ho
scopo è ammazzare tutti gli omini nelle varie stanze e far su delle stelline che ti permettono di creare una specie di mega arma, mi sembra. Dico mi sembra perché ti dai pezzi, ma prima di ottenerla devi fare nessun casino, quindi prendiamolo per buono, ma non per buonissimo. Comunque lo shooter è fatto discretamente bene, a mio avviso è bastardo, però dico è veloce, è... insomma si, come direbbe buon Skyrax, si lascia giocare. Ecco, quella piattaforma lì si può aprire solo premendo il secondo tasto, cosa che io all'epoca non sapevo, e mi mettevo a girare tutti di nuovo all'indietro tutto lo stage senza capire come andarne. Ok, e adesso qua c'è il primo boss, che bello bastardo. Dovremmo riuscire, bisogna riuscire a passargli dietro evitando i suoi spari in faccia. Ecco, questo è il 6 spot che ho trovato almeno. Vedete che ogni 10 stelline mi appare un pezzo di arma là in alto, dove c'è il contatore di stelle. Da qui a dirvi che cos'è, che cosa fa, non ho idea. Io sono arrivato al massimo di 20 e più, che ti dà un altro pezzo dell'arma, ma non so poi cosa possa mai fare. Sarà anche un po' stronzo. Dai, ci riproviamo. Sì, è vero, ricordo un po' Alien Syndrome. Cioè, non è che con la tastiera non sapevo, cioè non riuscivo a usare il secondo tasto, non lo sapevo proprio che si doveva. Quando poi ho preso lo stick col secondo tasto, alcuni giochi che mi erano un po' scuri ho provato a rimetterli su ed effettivamente qualcosa saltava fuori. Tra l'altro quell'occhio bastardo si può uccidere, però poco dopo che l'hai ammazzato torna in vita, quindi le due a volte conviene evitarlo più che altro perché è uscito qualche nemico. Ecco, se qualche nemico esce dallo schema
tu scendi rientrando, lo fai tornare nella posizione originale. Sei spot e tanta roba, eh. Bravo Ash, esatto. Ah sì, le cose o te le dicevano nei libretti o te le scoprivi per culo. Non è che c'era, come ad esempio Ghostbusters. Io non sapevo che c'era la possibilità di utilizzare il bait per i fantasmi con il B quando diventano il fantasma quello grosso. Infatti non l'avevo, vabbè, però sei stronzo farmi iniziare da lì. Infatti io non l'avevo mai finito Ghostbuster all'epoca. Poi una volta che ho capito che esisteva quel tasto e che cosa faceva, abbiamo fatto tre loop una volta che l'ho portato in live, così. Però sono bastardi, ragazzi. Madonna. Scusa, fai quel cavolo che vuoi. Dai, riproviamo. Io lo sapevo, c'era scritto della vista con la cassetta della tua. In quella che avevo io invece della MSX, sto piffero che c'era. Allora, io vorrei che ci fosse ancora in chat il buon Ago. Ago, se ci sei, batti un colpo, eh. Perché il trashone che mettiamo dopo di questo merita la tua attenzione. Perfetto, no, ti dico solo, stai sintonizzato, perché dopo c'è un gioco che davvero merita la tua attenzione. Tra l'altro buggatissimo, Ho fatto alcune prove oggi e ha proprio dei bug assurdi, però che ci frega. Ce lo giocheremo anche buggato. Ho paura dell'integrità. Leggi sopra i messaggi, aspetta, quale Scarax House, devi provare solo il gradietto di Rocco Malito, molto simile alla sua schermata singola e singoli scontri. MSX aveva i joystick a due tasti, sì, aveva i joystick a due tasti. Aspettare di trovare così le soluzioni, Thank you.
Madonna. Caro il mio scherzo. No! M'ha preso, vaffanculo. Ha fatto un angolo bastardo, è riuscito a prendermi. Vai, schiaffa. Ma che gara, va. Un po' alien, sì. Confermo. Allora, vediamo se riusciamo a non schiattare subito da quell'occhio bastardo che ti spona in faccia. Ecco. Vabbè però. Merda. Va bene, gli ho promesso il giocone trash, adesso rimetto il giocone trash. Vi è piaciuto questo, vi è piaciuto quello di prima? Adesso pagate. Calissipare un attimo. Allora, andiamo qua. Però, sono giochi preziosi. Sì. E come se sono giochi preziosi. Bene, ragazzi. Purtroppo devo staccare. Oh, peccato, Ash. Buonanotte. Ciao, alla prossima, carissimo. Wow. Allora, torniamo qua alla stupenda schermata MSX e vi posso dire che in questo momento questa è la cosa che nei prossimi 5-10 minuti è la cosa più bella che vedrete. Comunque, facciamoci coraggio. Scappano tutti ora che c'è il gioco trash, hanno ragione. Ma secondo me torna, non sa. Bene, andiamo. Ecco voi ragazzi il gioco dedicato a Sabrina Salerno. Usa ben 3 tasti questo, tra l'altro. E non mi ricordo se i tasti li ho già mappati tutti. Sì. Allora, qui abbiamo 3 tasti. Uno. Beh. Dov'è l'altro? No, non è mappato giusto. Aspetta. Facciamo così. Non è mappato giusto. Sono 3 tasti, dicevo. Uno è... Uno è il colpo di tetta. Uno è il calcio e uno è lo schiaffo. I vari nemici che incontri nel gioco possono essere uccisi o solo con uno, o solo con l'altro, o solo con l'altro ancora. Quindi, a nemico uguale corrisponde mossa uguale. Adesso controllo un attimo la mappatura. Perché è un bel peccato, se no... infatti era qua... Perché l'ho messo lì? Messo qua, no, sbagliato. Ok. E questo a sto punto lo facciamo così. Ok, vediamo se... Vediamo se adesso l'ho messo bene. Vediamo, Allora, colpo di tetta, colpo di coso. Allora, il maniaco si ammazza con la tetta. La vecchia. No.
Niente, non mi dà il colpo. Colpo di schiaffo, com'è? Proviamo a metterlo come joystick. Vediamo. No? Oh, oggi ho fatto le prove, andava perfetto. Adesso ci rifacciamo ammazzare. Colpo di tetta e colpo di coso vanno perfettamente. È lo schiaffone che non va. Aspetta, riproviamo il mappaggio. Cos'è che non va bene? Andiamo bene, proprio bene. Tandeg. Aspetta, mi guardo un attimo di nuovo i tasti, ma erano quelli. Allora. Sabrina per MSX, istruzioni. Sega! Tasti 1, 2, 3. Io mi sono mappato 1, 2, 3. Perché non va? Ah, perché? Aspetta, il 3 qual è questo? Però tanto non andava lo stesso. Boh, riproviamo. Impossibile! Esatto. No, no. Ah no, va. Ok, adesso va. Adesso va bene, ci facciamo ammazzare un secondo che ho messo di nuovo joystick invece che tasti. Ma adesso va. Allora, come dicevo prima, ogni nemico può essere ucciso solamente col colpo a lui dedicato. Quindi il maniaco a colpi di tette, la vecchiaccia con lo schiaffo e la grassona con il calcio. Allora, lo scopo di Sabrina in questo gioco è riuscire ad arrivare indenne al suo concerto. Ecco, dicevo che è buggato il gioco perché se tu non stai attento a calciare quel robo lì, il gioco si resetta. Non so perché, ma è così. E spesso lo fa col secondo che incontri. Madonna, questo mi ha massacrato. Comunque, notare lo sballonzolamento che hanno fatto per Sabrina qua. Cioè, neanche May Shirano c'ha uno sballonzolamento come lei. Ecco, vedi qua, adesso non me l'ha preso, si è resettato. Pattubiera spagnola, bravo, bravo. Dark, sollevati. Mamma mia, ragazzi. Beh, Shirano, levati proprio, bravo, dillo Leo. Questo era il gioco che aveva assegnato tempo fa al buon Ago, che lui l'avrebbe portato con grande diletto. Però, ridendo e scherzando, alla fine non l'ha più portato, allora ho detto, boh, è una missione che devo assolutamente assolvere.
Ok, questa è fatta. So che ho poca energia, ragazzi. Sa che al concerto anche in sta partita non ci arriviamo. No. Ma noi andiamo imperterriti, ragazzi. No, ho sbagliato. Vediamo se mi calcio il coso, sì. Fuggi, fuggi. Sto cazzo, però. Ecco, quello è gratis in realtà. Dai, che ci riproviamo. Allora, il nano imboscato in mezzo alla grassona. Ecco, point clear. Dove mi sono perso qualcosa, mi sa. Chissà quante volte Sofia Salerno si sarà vantata di avere un gioco dedicato a essi. Roguelike. Più che se la vita sia tra via, sì, ma poi è ancora stupenda, ragazzi. Sono passati, cos'è, 30 anni da sto gioco, lei è ancora stupenda. Sembra che non sia passato un secondo per lei. Da mettere il sito e arrivare alla fine camminando attraverso i nemici, sarebbe da fare. Sarebbe trovare la versione echierata. Vediamo se... Ok. Ah! Troppa energia mi hanno tolto qua. Ma qua bisogna fare delle combo assurde. Neanche in Parappa del Rapper ti fanno fare tutte ste combo di tasti. Quelli che ti nascono a un passo prima di uscire dallo stage sono proprio bastardi. Vaffanculo. Lì se non la calci giusta, t'ammazza. Cos'è, tipo una bomba? Che cacchio sarà? Cioè, pensate le peripezie che deve subire la povera Sabrina ogni volta che va a un concerto. Questo è un gioco di sensibilizzazione verso i cantanti. Vabbè, ma fa fare. No. Notte Leo!
Alla prossima. Qua già 2 barre di energia mi hanno tolto. Dove vogliamo andare? Poi non c'è un salto, eh. O lo abbatti così quell'ostacolo o ciccia. Aia. Oh niente, io mi ci insacco sempre di conto. È vero, l'aggressione assomiglia alla moglie di Handicap, sono d'accordo. Penso che il maniaco battuto a colpi di tette. Oh, affanculo, mi ha preso i tasti. Niente. Niente, dai, facciamo l'ultima e poi salutiamo questo gioco per un altro po' di tempo, eh. Comunque in rete si trovano i video di qualcuno che lo finisce. È triste, come schermata finale, però ha una schermata finale almeno. Che bastardata, però dai. Gli omini proprio che escono dal fondo dello stage sono proprio una gran bastardata. Ma finisce che canta? Sì. Arriva al concerto e canta. Ciao Bad Cat, buonasera intanto. Tanto qua non me lo fa mai passare sto pezzo qua. Vaffanculo. Va bene, basta, 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 basta. Vi ho fatto vedere anche il gioco di Sabrina Salerno, ragazzi. Io meglio di così non vi posso trattare. Adesso consolatevi che qualsiasi cosa vi metto dopo questo è sicuramente un capolavoro. Guarda, mettiamo anche una conversione per MSX di un gioco da sala. Dov'è? Dov'è? Facciamo così. Stavo
provando a fare un remake di questo gioco con Game Maker. Ah sì? Penso a te. Figata. Allora. Questo è il... vabbè, anche questo è il titolo tarocco da edicola, come ormai siamo abituati a vedere. E questo è quello della Ninja Princess, sarebbe il vero titolo. E questo è bello, questo c'è poco da dire. MSX è fatto anche in maniera molto, molto gradevole. Anche questa due taste, fin qua. Probabilmente demonia, vediamo se lo percepiamo migliorato. Potrebbe essere, sai. Potrebbe essere. Potresti apprezzarlo molto di più. E anche la fase 2 l'abbiamo fatta. Beh, un culo.
Bastardo, mi ha preso due vite. Un po' impestato. Cazzo, c'è già il boss tra l'altro lì. Cortissimo lo stage. Dai, ci riproviamo. Comunque una bella ventata d'aria fresca dopo quel ciarpame che abbiamo visto prima. Andiamo a pigliarci la vita se riusciamo. No, che poi non è neanche la vita, pensavo lo fosse. Quella è stata la vita. Allora prendi quei punti. Questo allora era corto come stage. No, ora quell'altro, quello dopo era corto di stage. Thank you.
Vaffanculo. Dopo voilà. Beh, al 4 ci arriviamo sempre, a quanto pare. Aspetta, è l'unico ninja che prima non avevo segato. Grande. Ma vaffanculo. Bastardo. Ci voglio riprovare. Secondo me è finibile. Ok, intanto la vita ce la siamo pigliata.
qua mi serve un po' più bastardo di che. E poi questi non sono neanche questa difficoltà assurda, tra l'altro. Ogni volta miglioriamo un po', eh. Quello power up che può voler anche dire che cazzo sei, oh? Ah, vai, minchia. Ciao Handicap 75, buonasera, bentornato. Meglio farlo fuori, grande. Ehi. Dai, non mi ha dato il teleport, bastardo. E arrivare al palazzo imperiale, sì? Sì, non manca tantissimo. Bella.
C'è qualche bonus, c'è qualche buzz qua. C'è una statua del Buddha. E gran figli di Buddana, tra l'altro. Voi state sereni pure di dentro. Vabbè, vabbè, vabbè. Basta, dai. Bello comunque, sempre bello sto gioco. Sempre, sempre bello. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Cos'è rimasto? Penso un gioco ancora. Sì. Ah, questo è proprio da polleggio, eh. Molto da relax. E questo è un gioco che avevo anche su cassetta originale ed è Senza Infamia Senza Lode, molto carino. Adesso questo è titolo da edicola, si chiamava Rollerball il gioco originale ed è un flipper. Penso il flipper più carino che girava su MSX. Voluto tenerlo come cosa finale perché è un gioco alla fine molto particolare. Ah cavolo, non si vede. Vabbè, io sbaglio poi quei tasti. Dovrei mapparli diversamente perché mi confondo, ma... Ok. Sì, sì, no, per quello, guarda, c'erano dei miei amici che andavano matti per sto gioco. Per me è stato carino, comunque, ci ho giocacchiato, ma... C'erano loro, ci facevano le notti qua, attaccato. Posso far così. Magari così. Gioco meglio.
Ha una sola bolla? Sì, ha una sola bolla. Infatti, anche per quello che io dopo un po' mi rompevo le scatole e passavo ad altro. Lento, non mi fa fare altro. Lento violento. Poi ti fa dei piombi che sono odiosi. Poi tra l'altro non mi ricordo neanche come si doveva fare per attivare quella freccia che ti riportava su. Probabilmente sarà da fare tutte e tre la BC. Adesso una di ste volte sarebbe davvero da fare. Oh, così. Sarebbe davvero da fare l'analisi delle varie cassette da edicola. Prenderne una, due a live. E analizzare un po' i giochi che ci sono dentro. Anche quella sarebbe una cosa da fare. Ecco, torniamo un po' giù. Ecco,
Sì, ma ne parlavamo già tempo fa e bisogna che prima o poi lo faccio. Anche perché ce n'è un bel po' di cassette da edicola per la MSX e meritano, certe collane meritano tantissimo di essere analizzate. Oh, almeno abbiamo fatto un po' più di punti, a sto dire. Vediamo quanti secondi. Stavo per dire quanti secondi ci mette a farmi il piombo. Sto cazzo. Ciao Yasser76, buonasera e bentornato. Sì, stasera seratone MSX, questo è l'ultimo gioco della serata e abbiamo visto tanta bella e tanta brutta roba, ti posso assicurare. Però la brutta era brutta d'autore, diciamo, roba ricercata. Roba che bisogna impegnarsi a trovarne di più brutta. Roba che ha regalato delle esperienze, bravo Manuel, bravo. Sono sempre XP. Che è troppo comoda far vedere solo roba bella. Voi avete me che nel bene e nel male vi regalo delle cose da sapere, diciamola così. Perché di Live MSX in giro per Twitch ne troverete, perché non è che, cioè, sono in tanti a giocarci, ma avere questa conoscenza dell'MSX, secondo me, sono in pochi, cioè sono più quelli che magari lo mettono su per farsi due risate e così via, ma la cosa studiata sui giochi, anche brutti in realtà, non è da tutti, non è da tutti. E poi, come dicevo, anche durante la live, voler fare, non so, serate, giochi Konami MSX e vincere è facile, capito? Perché sono tutti 99% tutti belli quelli MSX della Konami, sono tutti capolavori, eccetera. È sapere trovare anche giochi di altre marche per cui valga la pena accendere l'MSX e mettersi a giocare ancora adesso.
finiamo queste due palline qua e poi let's go. Voluto tenere proprio questo come ultimo perché gioco proprio da pollegare. Qua non devi smadonnare contro niente nessuno, tieni due canche ogni volta che la pallina cambia stage e va in quello più in basso, ma poi basta, dai. E questo, nel bene e nel male, era probabilmente il miglior flipper per MSX che c'era all'epoca. Anzi, in realtà, visto che non ne hanno fatti dei nuovi, direi che tendenzialmente è il migliore per MSX, punto. Ce ne sono di altre, ma altre sono molto più legnose. Poi se riusciamo davvero a fare un po' di disamina delle cassette da edicola, pian pianino ci arriveremo a vederne degli altri. Boh, ragazzi, cosa dire? Grazie mille per essere stati con me fino adesso. Siete stati tutti grandissimi. Spero che vi sia piaciuta questa live. Spero che abbiate apprezzato sia nel bene che nel male questa serata. E niente, fatemi sapere nel caso anche nella chat. E noi ci becchiamo su Discord quando volete e in live alle prossime. Non so chi ci sarà, forse Ago, e rimanete sintonizzati, ragazzuoli. Grazie ancora e buonanotte. Tutto che switchiamo, togliamo questo. Esci. Facciamo così. Bene. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Ciao.